Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, visto che la rubrica delle applicazioni consigliate da me vi piace così tanto, voglio parlarvi di altre due applicazioni pensate per la sicurezza, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, le due app di cui voglio parlarvi sono messe a disposizione gratuitamente da parte di Norton. Sono due applicazioni pensate per la sicurezza. Come una delle prime due applicazioni troviamo Norton AppLook, che non appena installata sul nostro dispositivo, tramite l'applicazione stessa possiamo scegliere di attivarla o disattivarla durante l'avvio del nostro dispositivo. Questa applicazione consente di bloccare tutte le app sul nostro dispositivo e di tenerle lontane da occhi indiscreti. Visto che Norton ci tiene molto alla sicurezza dei propri utenti, per quanto riguarda Norton AppLook troviamo un'ulteriore opzione, ovvero quella di attivare o disattivare lo blocco durante l'utilizzo dell'app. Mi spiego meglio. Se noi attiviamo la voce e mantiene bloccata l'app durante l'utilizzo, nel momento in cui noi andremo a mettere l'applicazione in background per poi recuperarla dopo, Norton AppLook richiede il codice a disblocco. Se noi quella voce la teniamo disattivata, nel momento in cui l'applicazione la recuperiamo dalla modalità background, non richiede affatto nessun tipo di codice di sblocco presente già sul nostro dispositivo oppure di impostare un blocco proprietario. La seconda applicazione di cui voglio parlarvi è Norton ID6, che per avviarla consente la registrazione tramite il sito Norton. Una volta fatta la registrazione al sito Norton, Norton mette a disposizione un vero e proprio cloud dove possiamo archiviare tutti i nostri dati, ai siti e social network a cui siamo iscritti, salvare dati di carte di credito, indirizzi fisici, impostare dei preferiti e salvare delle che per noi sono molto importanti. Per quanto riguarda Norton ID6 troviamo anche la parte desktop, che vanta degli stessi privilegi dell'applicazione mobile. E dato che Norton mette a disposizione il proprio cloud, tutti i dati salvati sul nostro dispositivo mobile saranno poi visibili anche sulla versione desktop di Norton ID6 e vanta degli stessi privilegi. Per quanto riguarda le due applicazioni possiamo scegliere di impostare un blocco, come ho detto all'inizio di questo video, impostato sul nostro dispositivo oppure un blocco proprietario. E qualora noi avessimo un dispositivo che porta con sé il sensore biometrico, ovvero sensore delle impronte digitali, le due applicazioni le possiamo sbloccare con la nostra impronta. Le due applicazioni sono disponibili per vari sistemi operativi come Android, iOS e piattaforme Windows. E il link per scaricarle ve le lascio qua in basso in descrizione. Nel caso voi avete qualche applicazione pensata alla sicurezza, fatemelo sapere qua in basso nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate di queste due app e cosa ne pensate di questo video. E come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, lasciare soprattutto tanti di quei vostri like e condividere questo video che a me aiuta molto. E se magari volete chiedermi qualche informazione e seguirmi anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, il link ve li lascio qua in basso nella descrizione. E se la prossima volta, magari chissà quando comparirà la notifica del mio video nuovo, ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!